sport dedicata al ciclismo olimpico. È il 7 settembre del 1972, quando alle Olimpiadi di Monaco si corre la prova su strada. Grande protagonista è Nick Kuiper, geometra olandese di 23 anni, al quale poco prima della partenza avevano ritirato la medaglia di bronzo vinta nella 100 km a squadre, in quanto un suo compagno, Van der Hoek, era risultato positivo ad un controllo antidoping. In una gara deludente per gli italiani, Kuiper si impose per distacco, e da notare nelle file azzurre anche la presenza di un giovanissimo Francesco Moser. E allora riguardiamo la gara dei dilettanti alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 con la telecronaca di Adriano De Zan. 10 km dalla conclusione e al comando c'è l'olandese Kuiper, che ha un vantaggio di 1 minuto e 10 secondi nei confronti di un gruppo di 16 corridori, tra i quali c'è il nostro Francesco Moser. È stata una corsa velocissima, basti pensare che la media è superiore ai 43 orari, 43.260. Siamo a Grünwald, a 16 km da Monaco, il circuito misura esattamente 22 km e 800 metri, devono percorrere 8 giri per un totale di 182 km e 400 metri. Alle spalle di Kuiper, Francesco Moser ha tentato di evadere nell'ultima tornata un paio di volte, ma è stato immediatamente bloccato dai due compagni di squadra di Kuiper, gli altri due olandesi, vale a dire Priem e Denertog. Da notare che Fyodor Denertog, che è considerato il migliore in senso assoluto fra gli olandesi, è compagno di squadra di Francesco Moser, in quanto che quest'anno Denertog gareggia in Italia, ha svolto la sua attività in Italia nelle file della stessa squadra di Francesco Moser. Gli altri italiani in gara, ce n'è rimasto uno solo, vale dire Walter Riccomi, che segue con un ritardo di un paio di minuti, mentre Ongarato e Parecchini si sono ritirati. Aldo Parecchini nel corso della terza tornata ha forato, gli hanno passato, sembra una bicicletta non adatta alla sua altezza, ha tentato di inseguire, poi è stato costretto a ritirarsi. Si è pure ritirato il sammarinese Daniele Cesaretti. Non è assolutamente un percorso difficile, un percorso pianeggiante che presenta una leggera salita a circa 600 metri dalla conclusione. Poteva far selezione il vento, ma oggi qui a Grünwald non soffia neppure un alito di vento, quindi percorso piatto, percorso adatto ai passisti veloci, un percorso per atleti dotati di un ottimo finale, come il caso di questo Henny Kuiper, che nelle prove su strada, come vedete, l'Olanda abbandona la tradizionale maglia arancione per una maglia bianca con i tre colori, il bianco, il rosso e il blu, e questo perché la maglia arancione era troppo visibile. Intanto Kuiper è passato a 2 chilometri dalla conclusione, mentre alle spalle vediamo si è sganciato un gruppetto guidato dallo spagnolo Jaime Juelano. Non c'è la tradizionale telecamera mobile sulla motocicletta. Per questa trasmissione è stata usata una macchina della BBC sulla quale è stata montata appunto la telecamera, e naturalmente la telecamera non può avvicinarsi eccessivamente ai corridori, proprio perché, dato il suo volume, potrebbe chiaramente compromettere e cambiare l'esito della corsa. All'inseguimento di Kuiper a 40 secondi c'è Safton australiano, Byton britannico, lo spagnolo Huertelano e il norvegese Milseth. Ecco la salitina, lo strappo finale di cui vi avevamo parlato. Kuiper sta spingendo a fondo il massimo rapporto, il suo vantaggio è stato dimezzato dagli inseguitori, il numero di gara di Kuiper è il 194, ha avuto modo di mettersi in luce quest'anno Kuiper aggiudicandosi il Giro della Gran Bretagna
ed è sino a questo momento la vittoria nel Giro della Gran Bretagna, la più importante affermazione del giovane corridore olandese. Intanto il vantaggio di Kreuper è sceso a soli 25 secondi. Ecco l'olandese che si volta, alza le braccia, ormai è prossimo al traguardo, arriva in supplex a braccia alzate, si è tolto il caschetto, ormai sicuro del successo, ha praticamente smesso di pedalare a 100 metri dalla conclusione, il tempo 4 ore 14 primi e 38 secondi. Questo è lo sprint per il secondo posto ed è l'australiano che se lo aggiudica davanti allo spagnolo, terzo è il neozelandese, quarto è il britannico, un altro britannico, ed ecco che arriva Moser che deve essersi classificato intorno alla ottava posizione. Southon si è classificato al secondo posto e Dayton terzo, ed è proprio il presidente del comitato olimpico olandese, vale a dire Van Karnebeek, sarà Van Karnebeek appunto, accanto al quale vediamo Adriano Rodoni, a consegnare la medaglia d'oro a Annie Kuiper. Ecco Annie Kuiper, un biondissimo atleta di statura media, classico passista veloce, al secondo posto l'australiano Kelvin Clyde Sefton, questa è indubbiamente una sorpresa. Ecco lo spagnolo Jaime Huelano che ha conquistato la medaglia di bronzo. Grande delusione nel clan francese, in quanto che Regis Ovion, il campione del mondo dell'anno scorso, che aveva dimostrato di essere anche il migliore in senso assoluto aggiudicandosi il Tour dell'Avenir proprio davanti a Denertog, è completamente mancato all'appuntamento e con lui tutta la squadra transalpina. Ecco l'inno nazionale olandese. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, vi ripetiamo l'ordine d'arrivo, medaglia d'oro all'olandese Annie Kuiper che ha percorso i 182 km in 4 ore, 14 primi, 38 secondi alla media di 42.980, al secondo posto l'australiano Kelvin Clyde Sefton, medaglia di bronzo all'iberico Jaime Huelano. Quarto si è classificato il britannico Biddle, quinto un altro inglese Dayton, poi troviamo il tedesco Wilfred Roth,
infine all'ottavo posto il nostro Moser, nono il libanese Abul Zarek, decimo il colombiano Samagar. E con questa immagine abbiamo concluso con il ciclismo. La carriera di Kuiper proseguì con grandi risultati anche tra i professionisti. Specializzato nelle corse di un giorno, l'olandese vinse il Mondiale, il Giro delle Fiandre, il Giro di Lombardia, la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo, sempre imponendosi per distacco, cosa assai rara. Corridore completo e intelligente, arrivò per ben due volte secondo alla classifica generale del Tour de France nel 1977 e nel 1980. Kuiper chiuse la sua carriera da corritore agonistico nel 1988 per dedicarsi all'attività di dirigente sportivo.